Questa nuova edizione del nostro palio, nato nel 1954 e che vanta il merito di essere il più antico della provincia di Como. Dopo un anno di attesa possiamo tornare a sventolare le nostre bandiere e tifare a gran voce per le nostre contrade che oggi sfideranno per noi. Ma allora cominciamo un po' a far sentire il calore a tutti delle contrade, facciamo capire e facciamo un grande applauso a tutte le contrade, al gruppo palio che... anche quest'anno era la metà degli anni 70 quando affermò un gruppo di giovani della frontiera Sarracco deciso di portare nuova linfa al palio introducendo un elemento mai visto prima, gli sbandieratori. Immaginate veramente lo stupore del pubblico quando per la prima volta cominciano a volteggiare in aria queste bandiere. Da questo punto appunto ci potremo gustare la sfilata vera delle cinque contrade e ad aprire la sfilata è la... sul quale si staglia un maestoso falcone, simbolo della contrada, fulcro della contrada. Essi erano soliti praticare la caccia col falcone lungo le campagne nelle verdeggianti colline. Sono ineguagliabili ad accompagnarli le graziose tamigelle che con la loro presenza aggiungono un tocco di bellezza e grazia. Apre il corteo il paggio vestilifero color di rosso, colore appunto che contraddistingue la contrada, con il giglio fiorentino all'interno dello stemma del rione. E perché appunto vediamo questo giglio fiorentino? Si dice che uno della cattedrale fu appunto luogo di villeggiatura di personaggi illustri come il cardinale de' Medici. Proprio in de' Medici si dice infatti sia convenuta a nozze nella chiesa di San Giovanni. Giovanni di tutte le età di partecipazione. Nel frattempo intere famiglie di nobili giungono nelle loro casate per assistere e sostenere il proprio cavaliere. Il trionfo di battaglia del loro condottiero con tanto ancora parlando e facciamo un'ultima vediamo, abbiamo visto appunto passare una giovane dama giunta direttamente alla casa che sfida con il cavallo del nostro paese e sta una cosa che viene con noi. Ma appunto sentite le piazza che verrà posizionato sul palco insieme a tutti i capitani delle contrade che a breve si appresteranno appunto a fare il giuramento. Tenetelo per favore, tenetelo. Appunto lo stendardo che avanza scortato e voi armati. Sei sbagliato,
segno, l'ultimo. Un brutto segno questo. L'ultimo. Sì. Sì. Vai, vai. No. Torni indietro. Alla fine. Questa nuova edizione del nostro palio, nato nel 1954 e che vanta il merito di essere il più antico della provincia di Como. Dopo un anno di attesa possiamo tornare a sventolare le nostre bandiere e tifare a gran voce per le nostre contrade che oggi sfideranno per noi. Ma allora cominciamo un po' a far sentire il calore a tutti delle contrade, facciamo capire e facciamo un grande applauso a tutte le contrade, al gruppo palio che... Anche quest'anno. Era la metà degli anni 70 quando affondò un gruppo di giovani nella frontiera Sarracco, deciso di portare nuova linfa al palio, introducendo un elemento mai visto prima, gli sbandieratori. Immaginate veramente lo stupore del pubblico quando per la prima volta cominciarono a volteggiare in aria queste bandiere. Da questo punto appunto ci potremo gustare la sfilata vera delle cinque contrade e ad aprire la sfilata è la... sul quale si staglia un maestoso balcone, simbolo della contrada, fulcro della contrada. Essi erano soliti praticare la caccia col falcone lungo le campagne e le verticanti colline. Sono ineguagliabili ad accompagnarli le grazie tramigelle che con la loro presenza aggiungono un tocco di bellezza e grazia. Apre il corteo il paggio vestilifero color di rosso, colore appunto che contraddistingue la contrada, con il giglio fiorentino all'interno dello stemma del rione. E perché appunto vediamo questo giglio fiorentino? Si dice che uno della contrada fu appunto un luogo di villeggiatura di personaggi illustri come il cardinale De Medici. Proprio in De Medici si dice infatti sia convenuta nozze nella chiesa di San Giovanni. Giovanni di tutte le età di partecipare.
Nel frattempo, intere famiglie di nobili giungono dalle loro casate per assistere e sostenere il proprio cavaliere. Il trionfo di battaglia del loro condottiero con tanto. Ancora parlando, aspetta. E facciamo un ultimo. Vediamo, abbiamo visto appunto passare una giovane dama giunta direttamente alla casa, che sfida con il cavallo del nostro paese e che abbiamo fatto il cavallo con noi. Ma appunto sentite l'equipaggio che verrà posizionato più alto insieme a tutti i capitani. Aspettiamo di contare, che a breve sia personale che poi si appresteranno appunto a fare il giuramento. Tenetelo per favore, tenetelo. Appunto lo stendardo che avanza, scortato e proprio armati. No, alla fine.